Ciao ragazzi, eccoci qui a un video comparativo. Oggi andiamo a vedere 5 applicazioni per la connessione remota. Nel caso specifico vedremo contemporaneamente ETAP VNC, TeamViewer, un software RDM Plus che necessita di un software da installare sul Mac e sul PC, iTeleport e Screens. Alcuni di questi li abbiamo già visti su iPad e Dell in maniera diversa, ma adesso lo andremo a vedere con un piccolo video di 10 minuti, quindi un excursus veloce, tanto per vedere la loro velocità e quant'altro, e vedere un attimino quale può essere migliore per noi. Iniziamo quindi a vedere insieme questa carrellata velocissima su questi software. Eccoci qui, cominciamo quindi con ETAP VNC che abbiamo già visto. Come sappiamo, ETAP VNC ci permette di memorizzare l'elenco di tutti i server a cui noi vogliamo connetterci sulla sinistra della nostra applicazione. È chiaramente multipiattaforma, quindi può funzionare sia con i Mac che con i PC Windows. E a questo punto andiamo a selezionare e a collegarci al mio Mac. Ecco qui, come vedete questo qui è lo schermo del mio Mac. Andremo a trascinare nella parte in alto a destra, avremo la visualizzazione di tutto il mio MacBook. Per lanciare una qualsiasi applicazione basterà chiaramente fare un doppio tap per poter eseguire l'azione e quindi far aprire il programma al Mac o al PC che sia, insomma, senza nessun tipo di problema. L'applicazione, eccola qui, è aperta e chiaramente non avendo aperto nessun file non mi verrà visualizzato nulla. Andiamo ad aprirne a questo punto uno, quindi andiamo a lanciare ed ecco qui che questo è il file PDF che potremo andare tranquillamente a visualizzare senza nessun tipo di problema. Con questa applicazione dovremo usare il doppio tap per decidere cosa vogliamo fare, quindi in questo caso ecco per scorrere la barra, scusate, dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, un doppio tap per poter dire all'applicazione che la stiamo lanciando, altrimenti, come vedete, ci permetterà di spostare semplicemente il file. Come vedete, un singolo tap non mi apre il menu dell'anteprima, ma un doppio tap mi permetterà di fare questo. Faccio notare che tenendo premuto ci abiliterà un piccolo riquadro in cui potremo andare ad avere uno zoom della singola parte, oppure ci possiamo anche spostare per poter poi dopo visualizzare diciamo, la singola porzione del nostro schermo. Questo è ETAP VNC, molto veloce come potete vedere. Io sono in rete locale, sì è vero, ma con un routerino della Huawei, quindi non ho un wifi puro che possa andare particolarmente veloce. Detto questo, passiamo subito al secondo software. Passiamo a questo punto alla seconda applicazione per la connessione remota e parliamo di TeamViewer che abbiamo già visto in una precedente video recensione. Ha bisogno di un software da installare sui propri PC barra Mac e di un account registrato dove poi andremo a trovare anche l'elenco di tutti i nostri partners, ovvero i nostri PC barra Mac connessi. Eccoli qua. Viene richiesta ogni volta una password che viene generata al momento del lancio dell'applicazione. A questo punto potremo anche tranquillamente andare a fare connect, rimettiamoci in modalità landscape. Ecco qui, stesso sfondo chiaramente di prima, perché comunque l'applicazione è stata lanciata subito dopo l'altra. Come potete vedere ho un mouse che vado a gestire, ma che comunque possiamo anche utilizzare uno zoom quanto ci riguarda, perché vi ricordo che un tap, in questo caso sullo schermo,
ci farà semplicemente spostare diciamo, la pagina che andiamo a vedere. Non mi piace tanto questo tipo di selezione perché, come vedete, il mouse resta fisso sullo schermo con questo tipo di impostazione. E premendo qui al centro avremo la possibilità di avere sì il menu contestuale destro sul mouse, ma che comunque a me non piace con questa situazione di dover tenere il mouse fermo. In basso possiamo comunque attivare la tastiera per poter controllare in maniera migliore comunque il nostro Mac. Come potete vedere, non ho modo di lanciare automaticamente le nostre applicazioni, ma che comunque possiamo poi dopo settare tutto quello che ci interessa direttamente dalle impostazioni dell'applicazione stessa. Possiamo ridurre velocemente, ecco qui la schermata per visualizzare tutto lo sfondo del nostro Mac. Come vedete, la risoluzione non è altissima perché comunque è autoadattiva in base al tipo di connessione. Io sono praticamente una connessione in 3G pura in questo momento, non sto passando per il wifi interno, anche se i due PC sono sì in rete locale, ma in questo caso comunque tramite TeamViewer facciamo un accesso direttamente dall'esterno e non dall'interno per diciamo, questi problemi che ho io in rete locale. A questo punto questa veloce carrellata di TeamViewer è finita e possiamo passare al prossimo software che è RDM Plus. Eccoci qui a RDM Plus, anche in questo caso questa applicazione predilige un applicativo da scaricare. Sulla parte sinistra abbiamo Computer List che in caso di software installato trova automaticamente, quindi andiamo a selezionare la nostra connessione. Eccoci qui, siamo connessi con tre possibilità di pulsanti, la connessione, lo spengimento oppure connettersi verso altri. Eccoci qui che mi sono connesso. Come vedete è veloce anche perché in questo caso sono in rete locale e con il mouse, come potete vedere, mi vado semplicemente a spostare uno zoom per modificare la parte che ci interessa. Vi sembrerà un po' strano, ma adesso vi faccio vedere una cosa molto interessante. Chiaramente la tastiera verrà abilitata con il pulsante a sinistra. Al centro possiamo avere il controllo multimediale del PC o del Mac che noi utilizziamo, ma soprattutto molto interessante, ecco qui, avere un trackpad. Abbiamo effettivamente la visualizzazione del trackpad per poter andare a spostare il mouse come più ci occorre. Dopodiché ecco qui che come se fosse un trackpad del portatile andremo a fare un qualsiasi tap su qualsiasi punto del trackpad e poi dopo accedere alla funzione che ci necessita. Come vedete, essendo un trackpad gestisce le due dita per attivare il secondo menu contestuale destro ed ecco qui che possiamo operare tranquillamente con questo tipo di trackpad virtuale, che devo dire è molto, molto comodo. Non è chiaramente velocissimo nelle sue impostazioni, ma che comunque devo dire rende molto meglio rispetto a tanti altri sistemi di puntamento, soprattutto quello poi di lasciare il mouse fisso e spostare il foglio sotto. Questo è un rapido excursus, finisce qua anche per RDM Plus. Molto interessante, comunque ripeto, questa funzione di trackpad che non tutti i software hanno. Passiamo ora ad un altro, al prossimo client per la connessione remota e parliamo di iTeleport. Eccoci qui, andiamo a far partire forse uno degli applicativi più noti per la connessione e parliamo di iTeleport. Chiaramente il mio MacBook è già configurato, anche questo è più veloce rispetto a quello che altri software che abbiamo visto, anche perché lavora tranquillamente in rete locale. Pulsanti di controllo li abbiamo in alto, come sempre la possibilità di
attivare o disattivare la tastiera, il mouse che si sposta e video che si sposta contemporaneamente quando andremo troppo in là, tanto da non vedere l'ultima parte. Andiamo ad aprire per esempio qualche file, quindi un semplice doppio clic andrà ad eseguire l'azione che ci interessa. Altri pulsanti, come potete vedere, sono quelli diciamo, di configurazione dell'applicazione, quindi possibilità di bloccare la rotation, il tipo di touchscreen che vogliamo vedere, avere, scusate, o invertire il tasto destro del mouse, chiaramente per le nostre abitudini. Scusate, torniamo di nuovo quindi alla connessione. Qui chiaramente abbiamo alcuni pulsanti speciali che comunque sono sempre molto utili, quindi a parte tutti i tasti funzione abbiamo anche qui telesco, quindi velocemente senza dover comunque abilitare la tastiera. Riabbassiamo di nuovo questo e andiamo a visualizzare queste funzioni, la funzione centrale che rappresenta praticamente i tasti speciali del Mac, quindi il mela, il command, il maiuscolo e quant'altro. Andiamo chiaramente a richiuderlo. Come sempre, doppio tap per effettuare la selezione oppure tap singolo per decidere dove posizionare, ecco qui il cursore per andare poi a scrivere. Ai teleport, come potete vedere, sta lavorando in rete locale, quindi è molto veloce, anche la risoluzione è ben fatta e comunque è diciamo, molto facile anche da configurare perché comunque all'interno della rete locale fa un autodiscovery e ti permette quindi di accedere al tuo PC senza particolari problemi. Tanto è vero, nella parte in basso abbiamo la possibilità di connetterci home, quindi andare tranquillamente quando siamo in wifi tramite internet, possibilità quindi di utilizzare l'account Gmail per poi dopo potersi connettere senza particolari problemi ai nostri PC a casa. Passiamo a questo punto a vedere in questa carrellata l'ultimo software e parliamo di screens. Eccoci qui, lanciamo a questo punto screens, anche in questo caso è già configurato come potete vedere. In basso abbiamo la possibilità di crearne una connessione nuova come anche in alto oppure di cestinare l'applicazione. Andiamo a questo punto a fare un tap sul centro, avete visto che mantiene lo screen dell'ultima connessione effettuata. Anche qui molto semplicemente basterà mantenere premuto per poter spostare la nostra finestra, in basso i tasti speciali, di nuovo in alto a sinistra per aprire come sempre la tastiera e poter scrivere. Ecco qui che in questo caso il mouse, dove lo andremo a posizionare, questo si sposterà. Facciamo un doppio tap per aprire come sempre il file nuovo. Per chiuderlo basterà cliccare sopra la X, quindi come potete vedere gestisce comunque la possibilità di ingrandire la singola porzione dello schermo facendo il pinch delle dita e poi comunque gestisce anche poi dopo l'autoadattamento quando andiamo a ridurre lo schermo. Altro pulsante chiaramente per le funzioni particolari, spotlight, copy, undo, Redo e quant'altro, il send password, quindi per poter fare il copy and paste veloce. Gestisce anche il logout senza passare per il menu mela, quindi manterrà la connessione, ma effettuerà la disconnessione invece lato utente sul nostro Mac. Vedete, molto completo anche questo tipo di applicazione. Non necessita di software particolare, molto veloce da configurare perché si basa su Windows, scusate, su VNC. Andiamo ad effettuare una disconnessione dal nostro Mac. Basterà fare uno slide da destra verso sinistra
della parte di quel pulsantino in alto a destra, ad effettuare, ecco qui, la disconnessione fra uno screen dell'ultima immagine. Se volessimo aggiungere, ecco qua, new screen, automaticamente ci dà la possibilità di fare un auto discover nella rete e troverà chiaramente il mio home, oppure di effettuare una connessione, una registrazione di una nuova connessione manuale. È molto utile soprattutto se vogliamo fare una connessione dall'esterno. Se potete, non so se avete notato, fa tipo le applicazioni Apple per l'iPad. Parliamo quindi di Word, di Page, di Keynote, sì, scusate, per visualizzare le varie connessioni. Anche il menu sono molto, molto simili alle applicazioni ufficiali. Disponibile come sempre, la guide in alto a destra. E siamo così giunti alla fine di questa velocissima carrellata delle nostre 5 applicazioni. Ognuna ha i suoi pregi e i suoi difetti. Ho cercato di farvi vedere comunque quelli che fossero multipiattaforma, quindi basato o sul protocollo VNC, che può essere installato sia sui PC che nativo all'interno dei Mac, o quelli che si basano su applicazioni proprietarie per la connessione, quindi molto più facile da gestire per quello che riguarda le connessioni quando siamo fuori casa senza dover fare aperture di firewall, configurazioni di router e quanto altro. Quindi diciamo che iTap VNC e iTeleport velocissimi nella connessione in rete, qualche configurazione lato VNC e lato firewall piuttosto che router sicuramente ne necessitano, al contrario di TeamViewer ed RDM Plus, che si appoggiano a un client per poter poi dopo connettersi dall'esterno. iTeleport invece, abbiamo visto, può comunque utilizzare un account mail per poter effettuare una sincronizzazione lato rete, quindi quando siamo fuori casa, e poterci connettere. Chiaramente la scelta poi dopo è del tutto personale su quale tipo di applicazione, anche perché i costi delle stesse variano con TeamViewer nella versione HD Pro, che ha un bel costo veramente molto elevato, che sicuramente è destinato a un uso molto più professionale. Detto questo, ci vediamo alle prossime. Ciao ragazzi!